Amici e prossimità, con il professor Tullio Barni, docente universitario di anatomia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Interverrà la dottoressa Anna Marotta, porgono i saluti il dottor Antonio Gallucci, presidente del presidio ospedaliero unico, e il dottor Sirianni, sindaco di Soveria Mannelli. Grazie e buon ascolto. Grazie, grazie, buonasera e benvenuti al primo appuntamento del pomeriggio di Sciabaca, un appuntamento che parte da un libro, Il giorno e la notte, i ritmi dell'anima, memoria di una guardia medica, del professor Tullio Barni. Professore e docente di anatomia all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Perché questo evento, cosa c'entra con Sciabaca e perché abbiamo deciso di farlo in un luogo come questo, i giardini dell'ospedale? È ovvio che abbiamo chiaro tutti che è un periodo molto complicato per la sanità regionale. Se volessimo utilizzare un'immagine potremmo dire che in Calabria la più grande malata è proprio la nostra sanità. La sensazione è che non se ne esca più e si vada sempre peggio. Noi ovviamente questa sera non vogliamo parlare della situazione sanitaria in Calabria, non vogliamo parlare della situazione del nostro ospedale perché ci sono dei momenti adeguati per farlo, ci sono delle sedi deputate per fare questo. All'interno di questo festival però abbiamo voluto con questo appuntamento qua così fare un gesto, dare un gesto di attenzione al nostro ospedale e tenere accesa una lampadina. Prima di iniziare la nostra chiacchierata con il professor Barni passo però la parola al nostro sindaco, il dottor Leonardo Sirianni, che peraltro oltre ad essere sindaco di questa città è stato per molti anni pediatra primario di pediatria in questo ospedale e quindi è legato a questo luogo anche da un attaccamento particolare. Prego, dottor Sirianni. Grazie, grazie Antonio. Io ho il compito di portare i saluti. Benvenuti innanzitutto a tutti quanti, saluti ai cari colleghi, al personale tutto, al direttore sanitario Po, dottor Antonio Gallucci, alle autorità presenti. Mi pregio di portare il saluto dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, di questo piccolo, grande paese che ha avuto la fortuna di vedere nascere ed operare sul proprio territorio una struttura ospedaliera che da più di 40 anni ha fornito sicurezza, assistenza, buona sanità agli abitanti di questo entroterra montano e non solo. E che oggi siamo ospiti proprio in questo giardino, nel suo giardino. Oggi la presenza di Sciabaca proprio in questo luogo evidentemente vuole dimostrare qualcosa, vuole dimostrare soprattutto il grande attaccamento, come diceva Antonio, di tutti noi a questo ospedale. Io stesso ho lavorato qui da pediatra per 40 anni e non vi nascondo una certa commozione di essere qui stasera. E vi posso testimoniare che ho visto e vissuto una medicina egregia e reparti d'eccellenza e che ora invece rischia l'abbandono a causa degli indirizzi di una politica sanitaria nazionale che sta rivoluzionando l'assistenza in tutta Italia e che colpevolmente non sta tenendo conto delle piccole ed efficacissime realtà come la nostra. Saluto e do il benvenuto al professore Tullio Barni, ringraziandolo per la sua presenza e per aver voluto condividere con noi un pezzo della propria storia, la sua esperienza di medico, la sua esperienza di professore universitario. Come sapete il professore Barni è ordinario di anatomia umana all'Università Magna Grecia di Catanzaro ed oltre ad aver scritto numerosi testi scientifici ha pubblicato con Rubettino, che ne approfitto di salutare, saluto Marco e Florindo, per questa straordinaria quarta edizione di Sciabaca Festival. Dicevo, il professore ha pubblicato
anche alcuni appunti che riguardano la sua attività di guardia medica di quando era all'inizio della professione e che ha intitolato Il giorno e la notte, i ritmi dell'anima. In questi racconti dimenticati e poi riemersi per caso, l'autore ha colto l'occasione, entrando nelle case delle persone, per gettare uno sguardo sulla condizione umana. Ma soprattutto il professore Barni, con la metafora del giorno e della notte, del buio e della luce, non solo ritrova i ritmi dell'anima di questa professione, quanto precorre gli odierni sostenitori della medicina centrata sulla persona e sulla famiglia, e non già solo sulla malattia. Ci fa capire come il recuperare la dimensione relazionale con il paziente, con un approccio professionale e non più solo spontaneistico, sia un bisogno urgente per il sanitario. Il frutto di una medicina così orientata è certo una grande fatica, ma anche una grande soddisfazione per il medico e per il paziente, nonché una dimostrata riduzione di errori, denunce e costi. E non voglio perdere altro tempo e rubare altro tempo. Mi piace terminare sottolineando come la medicina, in questa narrativa del professore Barni, ritrovi la propria anima e con essa il medico ritrovi il senso stesso della propria scelta professionale, insieme al sapore, alla bellezza, all'essenza vera di questo meraviglioso mestiere di medico. Io vi ringrazio. Grazie al nostro sindaco. Immagino che se un giorno avrà voglia di raccontare anche lui come ha fatto il professor Barni, avrà tante storie da raccontare. Bene, e adesso approfittiamo della presenza del dottor Gallucci, che è il direttore del presidio ospedaliero unico di zona, di fare un saluto. Grazie dottore, grazie direttore. Buonasera a tutti. Io sono veramente molto emozionato perché vedere l'ospedale di Sovria Mannelli in questo momento così dipinto di bellezza, con la gioventù seduta sui vari gradini di questo bellissimo giardino che abbiamo rispolverato per l'occasione in modo veramente felice, per dare l'opportunità ai dottori Rubettino, visto l'opportunità che ci hanno dato di poter centralizzare la loro egregia attività culturale su Sovria Mannelli all'interno di un presidio di sanità. È per me veramente un momento di piacere e di onore. Sono stato onorato di aver conosciuto personalmente, aver stretto la mano al professore Barni, mio concittadino soverato. Devo dire che la mia presenza qui in questo momento, come diceva lei, è abbastanza significativa, nel senso che ho chiesto anche se era opportuno o meno essere qui, mi sono chiesto, mi sono dato una ragione, più che mai perché la nostra è un'azienda che è flagellata da vari problemi, però è anche vero che è coronata e da tante belle opportunità, da tante belle organizzazioni, da tante belle comunità sanitarie. Questa è una bella comunità sanitaria, nonostante ci siano state varie defaianze organizzative. Piano piano abbiamo cercato di non togliere, ma aggiungere. È vero, ognuno vorrebbe nel proprio territorio un ospedale iper organizzato. Ci stiamo muovendo per dare l'opportunità anche a Sovria Mannelli di poter dare la giusta risposta al territorio del Reventino. Saluto il sindaco, con il quale abbiamo interloquito in questi mesi, in queste settimane, per l'attenzione data costantemente alle necessità del presidio ospedaliero.
Vorrei tranquillizzare un po' tutti che l'azione che porrò in essere, che ho posto in essere, sarà sempre la stessa, quella della massima attenzione alle necessità della popolazione sia di Sovrimannelli che del circondario di Sovrimannelli, quindi dell'area dell'Eventino. Sono felice ulteriormente perché vedo dei camici bianchi all'interno di questo giardino, vuol dire che se anche erano in altro ambito hanno sentito l'importanza di essere presenti qui. Vedo i ragazzi che sono il nostro futuro, anzi il nostro presente, il nostro futuro, e auguro a loro veramente l'opportunità di fare, proseguire ciò che abbiamo tracciato noi come medici. Quindi mi auguro che tanti di questi ragazzi seguano gli indirizzi che saranno lasciati, la storia che sarà lasciata da molti di noi che prima o poi andranno via. Dicevo prima che l'anno scorso e due anni fa abbiamo avviato un percorso di alternanza scuola-lavoro con alcune scuole di Lamezia. Mi auguro che si ripercorra la stessa strada, e uno dei percorsi era quello di far capire l'importanza di avere un servizio sanitario universalistico. Cioè, ogni tanto dovremmo soffermarci a capire l'importanza di avere l'assistenza una volta entrata all'interno di un circuito di patologia, di malattia. Noi abbiamo garantito tutto, ovvero quasi tutto, però la mia esortazione da medico del servizio sanitario regionale e nazionale è quello di difenderlo veramente con tutta la nostra forza, perché abbiamo veramente un gioiello di organizzazione. Certamente ha delle difficoltà, ha delle problematiche, ma non tutto può essere buttato al macero. Nell'augurare a tutti noi una buona, come dire, ascolto delle belle parole che ci dà il professore Barni, vi saluto e vi ringrazio. E la mia persona, come le altre persone che lavorano in questo ospedale, sono a disposizione sempre per queste tipologie di attività culturali e sociali. Grazie di cuore, benvenuti. Grazie direttore, e grazie soprattutto per queste parole di speranza sul futuro di questo luogo. Grazie anche a nome della grande famiglia Rubettino per la disponibilità di questo luogo e per l'azione appunto di rimessa a nuovo di questo giardino così bello che la stessa città rischiava di dimenticare. Adesso abbiamo la dottoressa Anna Marotta, che è primario in questo ospedale, un volto noto e rassicurante di questo luogo, posso dire anche da suo paziente, un medico dolcissimo e anche molto professionale, che sa che cura tutti con amore, professore, davvero. La dottoressa Marotta è la dottoressa del cuore, non solo perché è cardiologa, ma perché mette tanto cuore nella sua professione. Dottoressa. Buonasera a tutti. Io sto in piedi perché sono piccolina. Vogliamo ringraziare naturalmente tutti noi, gli organizzatori di Sciabaca. Grazie Florindo, Maria, Antonio, Marco. Grazie per la vicinanza. D'altra parte noi siamo abituati, grazie pure a te, noi siamo abituati alla loro vicinanza, perché Maria e Antonio sono la nostra segreteria organizzativa speciale, ci accompagnano in tutti i nostri convegni. D'altra parte Sciabaca non poteva non approdare in ospedale. Sciabaca ce l'avete insegnato, io non lo sapevo perché sono una montanara, è una rete di pescatori. E le reti in ospedale hanno un'importanza fondamentale. Le reti, le nostre reti, sono le reti dell'emergenza. Cioè sono quelle reti che fanno la differenza fra la vita e la morte. Esistono vari tipi di rete. Abbiamo la rete dell'infarto, la rete dell'ictus, la rete dei traumatizzati, degli ustionati.
E che significa rete? Rete significa che si mettono insieme, collaborano, piccoli ospedali, il 118, i grandi ospedali che vengono chiamati hub e spoke, in modo da dare nel più breve tempo possibile il giusto trattamento ai nostri pazienti. Se funzionassero bene in Calabria sarebbe una meraviglia, ma non ci addentriamo. Perdonatemi. Se funzionassero bene, stavo dicendo, sarebbe una meraviglia, ma questa è un'altra storia. Grazie al professore Barni. Il professore Barni lo conosciamo perché abbiamo i figli dei nostri colleghi sono stati suoi studenti, ma lo conosciamo perché un suo studente che si chiama Francesco, non so se ha fatto in tempo ad arrivare, e che frequenta il nostro reparto, professore, un giorno mi ha portato in prestito il libro, prima ancora che Florindo e Maria me lo dessero. Francesco, dandomi il libro, mi ha detto: dottoressa, le presto questo libro, perché gli studenti non regalano i libri, le presto questo libro, lo legga, perché sicuramente le piacerà. E io ho cominciato a leggerlo, e man mano che andavo avanti, quelle parole di Francesco che mi diceva sicuramente le piacerà, mi risuonavano come un complimento bellissimo, come vedranno e sapranno tutti quelli che hanno letto già il libro, e come ci dirà dopo il professore Antonio. E poi il titolo di questa serata, diremo ancora 33. Vedete, dica 33 è un modo di dire noto, lo conoscete tutti, viene utilizzato anche in televisione, ma per noi medici dica 33 ha un sapore speciale. Anzi, vi dirò, ha un profumo preciso, ha il profumo del borotalco. Il borotalco che le nostre donne si cospargono e che magari mettono un po' pure al marito, sicuramente ai loro figli, perché il borotalco è profumato, perché dà un senso di pulizia e perché ha un senso di rispetto nei confronti del medico che li visiterà. E quel profumo di borotalco ci resta addosso, ci resta sulle mani e ce lo portiamo a casa. Ora però, professore, ai nostri pazienti facciamo dire poco 33. Lo facciamo dire poco perché non c'è tempo, siamo presi dai tempi, cioè dobbiamo sbrigarci a visitare. E poi perché quando sospettiamo un problema a livello toracico abbiamo altri mezzi, abbiamo l'ecografia. Abbiamo la sonda dell'ecografo che sostituisce la mano calda del medico. Abbiamo le TAC di ultima generazione, le risonanze magnetiche, o meglio hanno, perché noi all'ospedale di Soveria non ce l'abbiamo. Purtroppo, per quanti sforzi si possano fare, a volte manca anche l'essenziale. Il direttore sanitario lo sa perché ci aiuta in tutti i modi. Manca a volte la possibilità di fare una radiografia del torace. Per cui purtroppo in un ospedale come il nostro, in un piccolo ospedale, perché è stato disegnato così, ospedale di zona disagiata, con un nome che non è neanche bello, in questo piccolo ospedale, così come disegnato dal Ministero e anche dalla Regione, spesso non è possibile fare una medicina giusta, cioè una medicina che sia uguale a quella che viene fatta negli altri ospedali. Ma noi ci siamo organizzati. E abbiamo fatto nel nostro reparto una rete che è fatta di medici, li vedo lì, i miei medici, Maria, Giovanna, Gaspare, Giovanni, e dai nostri infermieri. Ora la nostra rete in questo periodo si sta rompendo un pochino, ci stanno venendo a mancare delle colonne importanti. Ieri ancora mi commuovo se ci penso, è andata via la nostra caposala dorata. Sono arrivati nuovi infermieri che sono motivati, sono giovani e sicuramente ci aiuteranno a ricucire questa rete che si sta un pochino rompendo. Come dicevo, noi abbiamo fatto questa rete che coinvolge anche i colleghi, il dottore Potente, i colleghi del pronto soccorso, tutti gli altri infermieri, tutti quanti i direttori sanitari. È una rete che ci consente di fare una medicina rispettosa, cioè una medicina che rispetti il paziente, i suoi bisogni, che rispetti la sua vita quando volge al termine. E anche una medicina sobria, cioè una medicina
che non ricorre inutilmente a quelle indagini che a volte sono anche inutili ed eccessivamente costosi. E così noi abbiamo il tempo di dedicarci al nostro paziente, magari gli faremo dire ancora 33, e voglio finire con delle cose che ho letto sul libro del professore. Cioè, questo avere un po' di tempo a volte ci fa capire che la medicina viene dopo, prima veniamo noi, e tutto quello che possiamo fare è stringere forte una mano, incrociare le infinite profondità di uno sguardo, abbracciare un corpo che non vuole più sentirsi solo. Le nostre mani, i nostri occhi, le nostre braccia sono quello che resta della nostra umanità. Grazie. Grazie alla nostra il cellulare. Grazie alla nostra dottoressa Marotta, la nostra adorata dottoressa Marotta. Bene, cominciamo con la nostra chiacchierata con il professor Barni. Due cose su questo libro. Questo libro è organizzato in un modo particolare. Ci sono dei racconti e poi ci sono dei micro racconti che si intervallano ai racconti principali. E l'autore ha voluto immaginare, li ha chiamati, ha messo sempre coro, no? Come in una tragedia greca, come appunto il coro nella tragedia greca. E questa parte affidata al coro a volte contiene degli aneddoti sui quali si potrebbe ridere. Che so, tipo la tipa che chiede: ho dimenticato ieri e l'altro ieri di prendere la pillola anticoncezionale, se ne prendo 3 in una volta va bene lo stesso? Oppure cose di questo genere: non si trova più la dentiera del nonno, non l'avrà mica inghiottita? O ancora: dottore, io non capisco il mio medico, le spiego, sono un iperteso, prendo le medicine per la pressione e ora la pressione è tornata normale. Nonostante questo, il mio medico dice che devo continuare a prendere le medicine, ma le sembra giusto? Dietro queste cose che appunto fanno sorridere, i nostri medici potrebbero raccontarcene altrettante, di altrettante divertenti. C'è però una dimensione, che è quella della persona che di fronte alla malattia comincia a sentirsi debole e indifesa. Addirittura io ho alcuni amici medici che mi dicono: quando mio figlio, il bambino, è malato, io vado fuori di testa, smetto di essere un medico e comincio ad essere un papà, una mamma, e non capisco più nulla, dimentico tutto quello che ho studiato. Bene, cominciamo. Il professore parla proprio di questo nel suo libro, di questa medicina fatta di vicinanza alle persone, perché le persone appunto sono deboli e spesso hanno bisogno di che qualcuno stia vicino e gli dica va tutto bene, rispetto alla paura. Ecco, intanto di questo parleremo questa sera, ma intanto, professore, le chiedo di soddisfarci una curiosità del perché lei, che è un accademico e che quindi probabilmente avrà pensato di dedicarsi agli studi sin dai tempi dell'università, ad approfondire gli studi, come si è ritrovato guardia medica. Allora, grazie. Io sono un po' mi emoziono facilmente, ma stasera, insomma, l'emozione, siamo un po' tutti emozionati, almeno chi ha parlato prima di me. E perché sono emozionato? Perché intanto vedo i miei studenti, mi è venuta a salutare la dottoressa che qui da voi fa il pronto soccorso, che era mia studente quando sono arrivato qua nel 98-99, e ormai abito con la mia famiglia, ho cresciuto figli qua da 20 anni. Poi vedo tanti colleghi, per cui insomma mi vergogno un po' a parlare di queste cose con chi il medico lo fa tuttora e io ormai, insomma, da molti anni faccio un altro mestiere. E poi ci sono questi giovani un po' ai quali questo libro è dedicato ai miei studenti, ma insomma sarebbe un po' dedicato anche ai giovani, per cercare, almeno questo era la mia intenzione, di completare questo insegnamento dell'anatomia. Magari i ragazzi, i giovani non lo sanno, ma gli studenti di medicina lo sanno, l'anatomia umana quando la si studia
in pratica non piace a nessuno. Quando cioè due scatole, no, per non parlare di altre cose, quando studiavo anch'io e non c'erano questi mezzi che ci sono oggi con le diapositive, ma c'erano queste aule buie dove c'era il diafanoscopio e il professore prendeva il libro, lo appiccicava su questo diafanoscopio e bisognava che tutta l'aula fosse buia, e noi si faceva delle dormite tremende. Per cui quando sono venuto qua la mia prima preoccupazione è quella non tanto di insegnare l'anatomia, ma che era ovvio, ma di cercare di non fare addormentare gli studenti. Per cui insomma, mi ha fatto molto piacere di vedervi tutti qua, e ringrazio ovviamente Florindo Rubettino che ha messo su questa bellissima iniziativa, dove in un ospedale che sembra quasi fatto apposta rispetto a quello che tu dicevi, no? Fatto apposta nel senso che nel mio libro si parla di questo ospedale, questi ospedali un pochino periferici, piccoli, per me, ecco perché faccio questo paragone con il mio libro, rappresentano proprio questo, cioè l'essere vicino alla persona che soffre. Perché nel mio libro, dove appunto quando facevo, come è andata la questione, come tutti, quando ci siamo laureati si va a fare, questa è una contraddizione italiana, ve ne rendete conto, no? I ragazzi, i medici se lo rendono conto. Il primo la prima cosa che si fa fare a un medico neolaureato è la cosa più difficile, cioè il pronto soccorso, cose da pazzi, ma questa è la situazione. Per cui per metterla in poche parole, per guadagnare 2 lire, dopo che i genitori ti hanno mantenuto per 6 anni più 3, quando la facevo io la specializzazione era di 3 anni, ok? Oggi si fa di 5, ma ti danno soldi. Quando la facevo io si pagava le tasse. Per cui i genitori, un po' io vengo da una famiglia che insomma è una famiglia modesta, per cui insomma c'era da guadagnare. E allora si va a fare la guardia medica. E in questo libro di interventi tecnici medici non ce n'è nemmeno uno. Perché? La guardia medica, che la mia esperienza di giovane medico mi ha segnato per tutta la vita, ed ecco perché ho dedicato questo libro agli studenti, perché questo segno indelebile nella mia formazione ho cercato di trasportarlo quando a lezione, nelle lezioni di anatomia, ai ragazzi che stanno a dormire e si cerca di spiegare il fegato, il rene, il peritoneo. La mia intenzione era quella di trasmettergli che il peritoneo, il fegato, la cistifellea non erano argomenti che nascevano e finivano in quelle aule o che sarebbero finiti con l'esame, ma dietro quei calcoli alla cistifellea, quell'infarto, c'era sempre una persona. E allora io sono stato marchiato, così impressionato da questo entrare nelle case della gente e avere il privilegio di entrare nelle case della gente, soprattutto di notte, ecco la ragione del libro e quella debolezza che tu ricordavi di quando si sta male, il giorno e la notte. Perché? Perché il medico che entra di notte nelle case della gente vede le persone senza maschere, perché di giorno, oggi con i social ci si maschera tutti, ci si costruisce profili che non esistono, ma anche senza social si cerca tutti, e penso sia la convivenza umana, è così, no? Difficilmente ci si scopre di giorno, ma quando di notte magari tu sei preso, come tu dicevi te, da un qualcosa che non va più bene a carico della salute, e allora lì le finzioni, e allora le maschere cadono tutte. E allora quando tu chiami il medico di guardia medica, lì tu sei te stesso. Quanti liberi professionisti, quanti amministratori delegati, io abitavo
sono toscano, forse si sente, e di Prato. Prato è una città che un tempo era ricca, si facevano i tessuti, quelle che noi si chiamavano le pezze, va bene. Queste persone che quando tu le vedevi di giorno sembravano, no, chissà chi, poi di notte invece, insomma, dismesse queste maschere, diventavano, diciamo, se stessi. Allora tu entri in questi, il medico c'ha questa peculiarità di avere una sua cultura, una sua formazione, ma di avere, io l'ho definito privilegio, perché un privilegio, perché conoscere gli altri, le altre umanità, questi universi paralleli, che se tu non fossi medico, ma tu non avresti mai la possibilità e neppure la curiosità di conoscere, e invece da medico, se tu sei attento, se tu stai attento ad ascoltare, ti entrano nella tua, nel tuo animo, e vedi che, diciamo, tu sei a contatto di mondi che tu non avresti mai pensato di conoscere. Per cui c'è un arricchimento, un privilegio da questi, da, appunto, da questi contatti. E dunque, questo, diciamo, questo libro nasce proprio da questa, diciamo, esperienza che io ho fatto, e che, insomma, ho cercato un po' di trasferire durante le mie lezioni a quelli che sarebbero, appunto, stati i futuri medici. Diciamo, io sono sempre stato ossessionato, e qui lo dico subito, questa è una specie, non ve ne frega nulla, ma insomma questa è la mia autobiografia. Io sono come c'è scritto in questo libro, e difatti chi avrà la voglia, il tempo di leggerlo, vedrà che ci sono molti passi che, diciamo, che riguardano la mia costruzione di persona e di medico, perché sono vanno di pari passo. E dunque l'esperienza della medicina mi ha portato a questa ossessione, e cioè che è quella di andare alla ricerca di quelle che sarebbero state le mie priorità, e i ragazzi, i giovani che sono qua lo sanno meglio di me, nel senso, stanno attraversando il periodo dell'adolescenza, che è quel periodo dove, per esempio, noi anziani, noi genitori, io ho dei figli che hanno 20 anni, per cui è da poco che sono, diciamo così, immerso in queste problematiche adolescenziali, e noi si dipinge l'adolescenza questo momento critico, dove si declinano, dove avvengono le trasformazioni più grandi nel comportamento e dunque nel cervello di voi giovani, cioè la plasticità, si chiama così in termini tecnici, la plasticità del sistema nervoso. Voi lo sapete, se fate insegnate una lingua a un bambino di 5 anni e la venite a insegnare a me, c'è un abisso, no? Perché il cervello vostro e quelli dei bambini ancora più giovani di voi è una spugna, si costruisce lì il vostro futuro. Questa non è retorica, questa è fisiologia del sistema nervoso. Non lo dico io, lo dicono i premi Nobel, Kandel, per dirvene uno. Per cui noi anziani siamo portati a disconoscere e a entrare e avere fastidio quando i giovani, i nostri figli, hanno tutti questi cambiamenti, ci sembrano un po' strani, ma questo è un atteggiamento sbagliato. È un atteggiamento sbagliato perché secondo me, che non sono nessuno ovviamente, ma in base agli studi che si fanno, questo era per me a quei tempi di quando facevo la guardia medica, che si doveva appunto, che dovevo decidere dove andare a parare, quali priorità dare alla mia vita, perché quella è la cosa più importante. Allora voi giovani, che ora siete alle scuole medie superiori,
attraversate questa fase delicatissima, che non vi si, che non vi, diciamo, vi si presenterà mai più. E il compito nostro dovrebbe essere questo, di farvi porre attenzione al come voi dovete prendervi cura di voi stessi. Questo è il problema, cioè di come voi dovreste prendere cura delle vostre trasformazioni quotidiane, trasformazioni tremende del corpo, della mente, ma ci dovete stare attenti, non prenderle sotto gamba. E dalla parte dei genitori e degli anziani, invece di avere un atteggiamento di, diciamo, di incomprensione, di fastidio, e questo è il compito dei genitori, è il compito della scuola, è il compito dell'università. E se ci sembra fastidioso, bisogna cambiare mestiere. Non, nessuno ti obbliga a mettere al mondo figli, nessuno ti obbliga a fare il professore della scuola e nessuno ti obbliga a fare il professore dell'università. Ma se lo fai, ti devi caricare di questa responsabilità, cioè quella di segnalare ai giovani che le di prendersi cura delle loro trasformazioni, cioè di cercare di mettere a fuoco quelle che tra le mille possibilità che gli stanno capitando in questo critico periodo della vita saranno le loro priorità. E allora, e chiudo perché insomma è solo logorroico, c'è poco da fare, gli studenti lo sanno, e chiudo dicendo questo, che rintracciare le proprie priorità per conto mio è la cosa più importante che uno possa fare. Quando dico agli studenti, voi intraprendete questo studio della medicina magari perché? Perché il vostro, i genitori sono medici, perché vi volete comprare la Mercedes o la Porsche, perché volete fare una bella vita. Non si discute, siamo in un paese democratico e ognuno fa quello che gli pare, ma la medicina è una professione particolare, non è come le altre. Questo bisogna che chi vorrà fare il medico, chi lo sta facendo come studente, lo sappia e lo deve sapere. E allora si torna a questo ambiente, alla vicinanza di questa struttura, alle persone che vivono in questo ambiente, che vedono in questa struttura una vicinanza che è fondamentale quando noi abbiamo bisogno dell'altro. Perché tutti noi siamo, come è stato detto dal dottor Siliani, siamo animali relazionali, a prescindere dalla malattia. Il linguaggio appunto tesse una rete, una sciabaca di relazioni umane. Cioè i social non aggiungono niente, espandono questa nostra costituzione genetica che ci fa essere relazionali. Non esiste, no? L'uomo isola non esiste. Okay. Per cui il nostro aiuto che noi possiamo dare è, a mio avviso, solo questo. E cioè, come dico agli studenti di medicina, se voi volete fare questa professione, o avete in mente di prendervi cura dell'altro, a aiutare l'altro, o altrimenti Mercedes, Porsche, insomma, non esistono. Per cui l'obiettivo che uno studente di medicina si deve porre è questo: io voglio cercare di aiutare l'altro, sì o no? Se non me ne frega nulla, devo cambiare mestiere. Questo in poche parole. Però, e chiudo davvero, se voglio aiutare l'altro, come è già stato detto, non lo posso fare con la pacca sulla spalla. Io sono tanto buono, basta. No, non basta. Ci vogliono 6 anni di studio, poi ci vogliono 5 anni di specializzazione. La professionalità. La pacca sulla spalla uno la prende da un amico al bar o nel confessionale, se uno crede, dal prete. Ma quando uno ha un infarto,
anche se tu gli vuoi tanto bene, non gliene può fregare di meno che tu gli vuoi tanto bene. Lui, magari tu lo puoi anche odiare perché lui è della Juventus e quello gli è dell'Inter o di un altro partito, ma non te ne frega nulla se il medico che ti salva dall'infarto è un tifoso di un'altra squadra. Che queste due caratteristiche, cercare in te stesso le tue priorità e poi studiare dalla mattina alla sera. Grazie. Un'altra domanda. Parto da un aneddoto. Quando mio figlio era piccolo subisce un intervento, dopo l'intervento, era molto piccolo, aveva un mese, subisce l'intervento, io parlo con la chirurga e lei, insomma, secondo me aveva mantenuto un atteggiamento umano che definirei strano. E la sera, parlando al telefono con un amico medico, io gli dicevo questa cosa, dicevo, ma sai, insomma, poi una cosa che mi ha lasciato stupito è stato l'atteggiamento della chirurga. E questo mio amico mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Dice, ma tu ti sei chiesto quali erano le emozioni sue nell'avere sotto le mani una creatura di un mese e come è uscita da quella sala operatoria quando stava parlando con te? Ecco, quanto questa dimensione dell'emozione, dello spirito del medico conta nel rapporto con il paziente? Questa è una domanda importante, si parla dell'empatia. Voi sapete che insomma, gli studenti di medicina lo sanno, i colleghi lo sanno, è stata una ricerca, diciamo, compiuta da neuroscienziati italiani, dal professor Rizzolatti, di quella dei neuroni specchio. E cioè noi abbiamo delle strutture nervose che ci mettano, se parlava prima, siamo animali relazionali, in contatto con l'altro. Che ecco perché dico, voglio dire, questo edificio non fa altro che ricordarci le nostre esigenze, la prossimità. L'empatia è una brutta bestia per il medico, questo gli è chiaro, perché se il medico empatizza troppo, voglio dire, si commuove, gli trema le mani, piange, non se lo può permettere. Il medico non se lo può permettere. Qui c'è un apprendistato che comincia con i tirocini all'università, a vedere i malati, come si comportano i medici appunto già preparati, più anziani, per poi con la specializzazione e così via. Per cui il medico deve controllare, è una banalità quello che dico di fronte ai colleghi, per carità di Dio, ma la domanda tua, insomma, a mio avviso significava questo. Ed è una costrizione, perché costitutivamente, geneticamente siamo portati a, quando uno sbadiglia, tu sbadigli, se quello piange, tu piangi, perché risuoniamo come degli specchi. E dunque il medico fa fatica, è una sua, diciamo, apprendistato professionale che fa sì che lui appunto debba nascondere, diciamo, impedire a questi sentimenti di emergere. Per cui questo fa parte sostanzialmente di un ciclo formativo che appunto deve raggiungere questo obiettivo. Ovvio che questo, diciamo, diminuire o costringere l'empatia dovrebbe essere limitato da parte del medico a questi interventi, no? Particolari, perché per il resto l'empatia il medico la deve esercitare alla quinta potenza, questo è chiaro, perché la funzione del medico, oggi si parla di medicina narrativa. Perché si parla di medicina narrativa? Perché è una moda, è chiaro, questa è la mia idea. Il medico gli è sempre stato un narratore, gli è sempre stato uno che il medico condotto, quello che ti cavava il dente, ti faceva partorire, che era un pilastro come il vostro ospedale, un punto di riferimento.
Questo, diciamo, è il classico esempio di una persona, un medico, che è con il suo comportamento un punto di riferimento per tutta, appunto, per tutta la società, in cui i quartieri, i condomini dove opera. Per cui io penso che coltivare questo, diciamo, prendersi cura dell'altro, perché è questo che il medico deve fare, coltivare questa bella sentimento umano del prendersi cura, e che è alla base della relazione medico-paziente. Non se ne esce, e il distintivo, se così si può dire, di questa relazione, a mio avviso, è proprio questo, che mette in crisi il medico, come dicevo prima, perché vieni a contatto con delle situazioni così particolari, così tristi delle volte e così tragiche, che appunto tu sei portato a ridisegnare le tue priorità. Quante volte, no, si dice quando c'è la salute? Perché si dice quando c'è la salute? Perché l'assenza o la presenza della salute ci fa ridisegnare le nostre priorità. Un'ultima domanda, e la faccio partendo da un aneddoto che le voglio raccontare, che riguarda un medico condotto, il mio medico di famiglia. Io ero un ragazzino, facevo la prima al liceo. Un giorno suona il telefono di casa, io ero appena tornato da scuola, rispondo, era il mio medico. Mi dice: ah, se tu passa dall'ambulatorio, perché ti devo dire. Vado lì, mi fa: tirati sulla manica. Mi tiro sulla manica, mi fa una puntura. Io resto un po' sorpreso, dico: dottore, ma cosa mi ha fatto? Dice: no, ti ho fatto il vaccino per la parotite, perché c'è in giro un'epidemia e mi ricordo che tu non ce l'hai avuta, quindi ti dovevo assolutamente vaccinare. Ecco, questo modo di operare è un modo che oggi sembrerebbe assolutamente peculiare, però rappresenta il modo in cui, come diceva lei, il medico prendeva su di sé il carico e la responsabilità di un intero paese. Lui si ricordava di questa cosa e era andato a controllare se aveva avuto il vaccino. Oggi questa forma di medicina, questa forma di cura, non di medicina, è praticamente scomparsa, e con la diminuzione anche della presenza ospedaliera ci sentiamo tutti in Calabria un po' più insicuri di fronte alla malattia. Un mio amico diceva: il mio pronto soccorso è l'aeroporto di Lamezia Terme. Ecco, lei adesso vive in Calabria da tempo, si occupa della formazione di nuovi medici, e lasciando da parte per un momento i suoi ricordi di guardia medica a Prato, cosa si sente di dirci, anche da cittadino calabrese, no? Rispetto a questa situazione? Ma io ho scritto poco tempo fa, così, per un giornale online che si chiama La Nuova Calabria, un articolo che ha questo titolo: orgoglioso dei miei studenti. Io vi posso dire questo, che questa è 20 anni che abito qua, dunque non c'è bisogno che ve lo dica, ho cresciuto i miei figli qua. Quando sono venuto qua, il piccolino c'aveva 2 mesi e quell'altro 2 anni. Sanno il dialetto calabrese meglio di voi. Io invece, come vedete, insomma, non sono stato recettivo, ma è una regione difficile, lo sapete meglio di me, e io continuo a meravigliarmi come in una regione così difficile. Quando venni qua prendevo il libretto prima di segnare il voto dell'esame sul libretto allo studente o alla studentessa, e andavo a vedere, perché
per cercare di conoscere un po' questa nuova regione, per me di familiarizzarmici da dove venivano. E allora tutti questi paesini, Melito, Porto Salvo, Serra San Bruno, diciamo quanti, Alessandria del Carretto, Steccato di Cutro, va bene? Poi ho girato nella Calabria tanto perché sono andato in tante scuole e ho visto che questi ragazzi che venivano appunto, che volevano diventare medici, le difficoltà che doveva chi prende l'auto alle 5 la mattina. Dunque quando si parla, si fanno i paragoni tra i nostri ragazzi calabresi e per esempio i test dell'Imbalzi, tutte queste, no? Le situazioni di Pisa, che io trovo anche giuste da un certo punto di vista, non discuto, non voglio entrare, ma non c'è una, quelle che si chiamano qui in Calabria, questo non penso di offendere nessuno, ma i ragazzi non hanno le pari opportunità, gli stessi stimoli e le stesse, diciamo, opportunità di studio, biblioteche e tutte queste storie che ci sono in altre parti d'Italia. Bene, allora io perché sono orgoglioso dei miei studenti? Perché gli studenti calabresi, futuri medici, sono non tutti, ma mai tutti da nessuna parte, ma una buona parte di questi studenti hanno un'energia, una forza per cercare di staccarsi di dosso questi, no, stereotipi dei ragazzi meridionali e vogliono riscattare se stessi e la loro famiglia e si preparano così bene e purtroppo poi diventano e per fortuna diventano medici così bravi, non tutti ma molti, che però vanno via e lo dico qui e fanno bene a andare via. Fanno molto bene andare via, perché io come intendevo la presenza dell'università qua, lasciamo perdere se noi siamo un'università buona, non buona, questo è un altro discorso, ma i medici vengono, per esempio, dice ma te tu ci racconti balle, non ve le racconto balle, perché i nostri studenti che quest'anno hanno fatto medici, la scuola di specializzazione che è un concorso nazionale, tutti hanno trovato il posto in una graduatoria nazionale, sicché voglio dire questi sono dati di fatto. Sono tutti entrati nelle graduatorie nazionali, c'è chi è a Torino, c'è chi è a Milano, a Pavia, Padova, a San Raffaele, ci siamo? Per cui, ma dove vanno? Vanno a San Barea, a Torino, perché qua la meritocrazia non esiste, questo è il dramma, noi si formano dei bravi medici e che però non trovano lavoro e voi lo sapete perché non trovano lavoro, perché questa non voglio entrare nei particolari, ma a tutti, mi si dirà, ma anche nelle altre regioni ci sono tutte queste pastoie, però allora sono più bravi a pigliare le raccomandazioni, perché poi funzionano, mettiamoci d'accordo, perché non è possibile, perché a me mi viene detto, io sono toscano, te tu dici, ma in Toscana lo sai, io so benissimo. Però poi perché si va a curarsi all'Humanitas, all'IEO, se ci sono tutte queste raccomandazioni? Perché ci si fida dei raccomandati di Milano e non dei raccomandati calabresi? Che noi non possiamo piangerci addosso, noi abbiamo le nostre responsabilità, non c'è niente da fare. Per cui la sanità, non entro nel discorso della sanità, un discorso complessissimo, io cerco di fare formazione e sono contentissimo del risultato, del risultato dei nostri ragazzi, perché ci mettono l'anima e poi sono costretti ad abbandonare questa regione. Questo è quello che io posso dire. Grazie professore, noi staremmo qui ad ascoltarla per ore, ma come sapete tutti un festival prevede una serie di eventi e quindi devono essere necessariamente brevi. E approfitto ancora per ringraziare le persone che ci hanno ospitati, approfitto ovviamente per ringraziare lei, ringrazio un attimo forse la dottoressa Marotta. Sì, prego. No, prego, poi salutiamo e do l'appuntamento successivo. Sì, professore, io ho una figlia medico che è fuori.
No, invece studiavamo fuori, mi sono laureata a Padova, ma sono tornata. È tutta un'altra cosa. Volevo dire che noi questa sera iniziamo un progetto molto bello che abbiamo ideato con la compagnia teatrale I Commedianti, che poi ho proposto a Florindo e a Maria, che hanno accettato di collaborare con noi. Il direttore sanitario ci ha dato la sua benedizione, diciamo così. Ora, questo progetto si chiama Donatori di Arte e di Cuore e ha lo scopo di portare in ospedale le arti in genere, per esempio il teatro, ma anche la presentazione dei libri, performance musicali, insomma, anzi, se qualcuno ha voglia di venire a fare una serata qui da noi, è ben accetto. Quindi abbiamo iniziato stasera con Sciabaca, continuiamo venerdì prossimo con la presentazione di una commedia che faremo all'interno dell'ospedale nel pomeriggio, e poi ci organizzeremo per continuare questi eventi. Questo perché nel nostro ospedale, professore, mancano tante cose e quindi noi ci organizziamo diversamente. Grazie. Grazie dottoressa Marotta per questa bellissima notizia. È un modo anche per stare meglio, no? In ospedale, per rendere meno pesante la permanenza in un luogo dove nessuno ci sta per scelta o volentieri. Bene, vi dico subito che a breve alle 18 ci troviamo nei giardini di Villa De Filippis, che siccome diversi mi stanno chiedendo è quella villa che si trova di fronte il barbiere Diano, per intenderci, vicino la colonna, l'obelisco di Garibaldi. E ci troviamo lì per un bellissimo incontro con Pier Giovanni Guzzo sui Brezzi, questo misterioso popolo di nostri progenitori che sta diventando sempre più di moda. Vi ricordo ancora, subito dopo la presentazione, subito dopo l'incontro col professor Guzzo, una bellissima mostra sul non finito calabrese che si terrà all'interno dell'anificio Leo, e quindi l'inaugurazione con aperitivo di questa mostra. Grazie ancora e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.